Sbuchiamo in una strada più larga, circondata da case con i balconi di ferro bassi e le serrande chiuse. Sull'asfalto s'affacciano grosse fioriere con girasoli freschi, orchidee bianchissime e piccoli vasetti di cotto dove sono già fioriti i ciclamini. Una signora con un grembiule giallo sta togliendo le spine dai gambi di un grosso mazzo di rose, senza guanti. È il centro storico di Maratea. Degli imprevisti, due estranei, un viaggio inaspettato tra i luoghi, i sapori, le persone di una regione sottovalutata ma ricca di sorprese. Questo e molto altro è Basilicata, il giardino segreto d'Italia, il libro scritto a quattro mani da Nicola Timpone e Claudio Colaiacono, che partiti da Potenza hanno intrapreso quello che è stato un viaggio iniziato come una timida sorpresa ma che è terminato come un'incantevole scoperta. Il testo è stato presentato nella mattinata di ieri a Maratea. È il giardino segreto d'Italia nel senso che era una regione poco conosciuta, una regione secondo me bellissima, dove in ogni luogo c'è un tesoro, uno scrigno che viene scoperto per chi viene a visitare la Basilicata. Ecco perché il giardino segreto. E per la verità l'abbiamo scritto tutto, insomma è stata tutta un'emozione, ma soprattutto gli incontri con le persone, perché lui, Claudio, è romano, non era abituato ad un'accoglienza simile. Ovunque andavamo veniva accolto dalle persone, invitato a casa, cosa che accade in Basilicata, accade anche questo, soprattutto nell'area sud della Basilicata, sul Pollino. Lui, arrivavamo in questi paesi, non perché conoscevano me, molti non mi conoscevano, ma ci invitavano subito nelle loro case e lui ha ritrovato questo lato umano. Dunque, la sorpresa più inaspettata è stata l'accoglienza di una popolazione che ha aperto le proprie case all'altro e che non ha dimenticato la cultura dell'accettazione e dell'ospitalità. Un viaggio che mi ha portato a scoprire questa regione che è fantastica nell'aspetto, nella gente, nella cultura, nel modo di mangiare, e quindi l'abbiamo messo nero su bianco con veramente tanto cuore. La mia scoperta è stata ogni attimo qualcosa di nuovo. La cosa che mi ha colpito di più è la bontà e il cuore della gente, l'accoglienza e questo calore che in città spesso ci dimentichiamo, e nel libro ho cercato di riportare proprio questo contrasto e questa scoperta passo dopo passo. So che è difficile scegliere, ma il punto e il posto che è rimasto nel cuore. Allora, Maratea sicuramente, perché è stato il primo posto che ho visitato in Basilicata e oggi siamo di nuovo qua, quindi ho lo sguardo e il cuore pieno di questi orizzonti e questo mare blu.